Gianfranco Marsiviglio, presidente dell'ente Mostra dell'Artigianato Artistico di Guardia Grele, un primo bilancio diciamo a metà percorso. Come sta andando quest'anno in questa versione totalmente diversa della mostra? Ma un bilancio molto positivo, tanti visitatori e tanta soddisfazione. Soddisfazione anche da parte degli artigiani che sono gli artefici di questa mostra bellissima. E le novità, il virtual tour, l'e-commerce, i webinar molto seguiti, quindi gli artigiani abruzzesi stanno avendo un'ampia visibilità. Questa è la mission vera dell'ente, quella di far conoscere i prodotti abruzzesi, di far comprare anche, e in effetti anche con il sito e-commerce stiamo avendo dei buoni risultati, quindi siamo soddisfatti. Le presenze soprattutto nel primo periodo di agosto sono state rilevanti, quindi siamo contenti e ci ripaga per il lavoro che è stato fatto per l'allestimento di questa edizione della mostra. Sono presenze locali oppure anche turisti? Vengono tanti da fuori, Guardia Grele c'è il mordi e fuggi, c'è un turismo di passaggio e quotidianamente ci sono tante persone che arrivano anche dall'Italia essenzialmente quest'anno, c'è poca presenza da parte degli stranieri, però tanti italiani, tanti abruzzesi, e questo pure è un dato importante perché in questo periodo di Covid dobbiamo anche riscoprire le bellezze della nostra regione, ce ne sono tante, non solo a livello paesaggistico, a livello culturale, storico, artigianale, e quindi tante buone situazioni, tanti buoni motivi per venire a Guardia Grele e anche per approfittare con un po' di aria buona, pulita e anche più fresca rispetto alle località balneari. Ad accogliere i visitatori ci sono i giovani, questa è anche un'altra caratteristica della mostra di Guardia Grele, perché si crea un'equipe di ragazzi volenterosi, entusiasti e anche competenti che guidano i visitatori. Sicuramente il futuro è dei giovani, bisogna investire, noi siamo di passaggio e quindi è giusto che siano anche i giovani ad affezionarsi, a rendersi parte attiva delle attività dell'ente mostra. Sono più di 30 ragazzi coinvolti in questo allestimento che hanno rinunciato anche allo svago estivo per dare il loro contributo nella realizzazione e nell'allestimento, ed oggi accompagnano i visitatori che arrivano e lo fanno anche con discreta professionalità. E andiamo a conoscere qualcuno. Partiamo da Francesca. Sì, allora, buonasera. Quest'anno, in occasione appunto del 50° anniversario della Mostra dell'Artigianato, diciamo che il percorso sarà un po' diverso rispetto al solito. Infatti, nelle prime stanze che appunto si visitano, troviamo tutte opere, ad esempio, in ferro battuto, in legno, in oro, in ceramica, proprio a voler ricordare, diciamo, le vecchie tradizioni abruzzesi, quelle di una volta. Poi, man mano che si procede con il percorso, le opere diventeranno, diciamo, sempre più innovative, creative, quindi una sorta di percorso cronologico. Quello di quest'anno. È la prima volta per te che collabori a questa? Sì, la prima esperienza lavorativa anche. Quindi come ti trovi? Sì, mi trovo bene, quindi sicuramente mi resterà, è un qualcosa che comunque mi resterà dentro, esatto, sì. Allora andiamo. Ok, buona visita. E nella stanza del legno incontriamo Giovanni, ci accoglie lui per la seconda volta con questa esperienza a Guardia Grele. Sì. Questa stanza è la stanza dedicata al legno. La prima cosa che dà l'occhio è sicuramente la chiesa realizzata da Mastro Tonino da Pretoro, che è stata realizzata in 30 giorni solamente attraverso delle cartoline e delle immagini. E ovviamente non solo quest'opera c'è anche varia oggettistica realizzata in vari tipi di legno. Poi ci sono delle opere restaurate come ad esempio la scrivania dell'inizio dell'Ottocento, poi ci sono delle sedie originali tonee e abbiamo anche un leggio. Poi abbiamo anche delle cartine calcografiche e che rappresentano insomma l'Abruzzo, l'Italia, insomma in maniera molto originale. Bello. Come trovi questa esperienza? Per me è un'esperienza che mi piace e anche l'anno scorso comunque mi ha arricchito, infatti, perché ogni anno
sono ritornato perché comunque mi è molto piaciuta. Una stanza particolare dove ci accoglie Miriana. E ovviamente tutte le visite qui si svolgono in sicurezza e Miriana ha la mascherina giù perché stiamo garantendo le distanze di sicurezza per l'intervista. Allora Miriana, prima esperienza? Sì, la mia prima esperienza sia a campo lavorativo ma anche in generale in questa esperienza a contatto con l'arte. Che stanza è questa? Questa è la stanza Iconic Ironic, ossia la stanza iconica ironica, dove la forma iconica della tradizione viene elaborata in chiave contemporanea. Infatti in questa stanza possiamo notare un linguaggio leggero, colorato, che dimostra che comunque in un forte contesto, in forte evoluzione, la tradizione rimane dominante. Opere molto importanti di questa stanza sicuramente è il dispenser che rappresenta la donna tradizionale abruzzese, in cui da quei buchi si possono annusare le spezie nostrane. Poi abbiamo anche un salvapecunia che non viene realizzato con il classico maialino ma con la pecora, che è simbolo della nostra tradizione culinaria. Poi ovviamente abbiamo anche articoli di design per l'ufficio, abbiamo la ceramica di Castelli che rappresenta i terzi cieli appunto di Castelli, ma abbiamo anche le mascherine che in modo da ricordare la situazione che stiamo vivendo. Inoltre opera non meno importante di questa stanza è sicuramente Liberati. In molto particolare è quel piatto in cui viene rappresentato un mandala, una forma artistica orientale in cui vengono rappresentati cerchi concentrici con decorazioni molto colorate e comunque molto divertenti. E siamo nella parte della mostra dove è esposta l'oreficeria e c'è Mario. Prima esperienza in questa grande famiglia? Sì, una grande famiglia che ci accoglie tutti quanti. Ci troviamo nella parte finale della mostra, ovvero quella dedita all'oreficeria. Da lungo il corridoio abbiamo l'oreficeria tradizionale abruzzese con i gioielli tipici come possono essere la presuntuosa, le sciacquaie o l'amorino. Mentre in questa stanza abbiamo degli oggetti più moderni con delle forme diverse e innovative. I visitatori sono tanti, nonostante insomma le restrizioni dovute al Covid, ma cosa dicono i visitatori? Insomma, vi restano affascinati da cosa in particolare? Sono molto sorpresi sia dall'energia e dall'entusiasmo che mettiamo noi ragazzi, ma anche dell'organizzazione totale della mostra, che piace a tutti.